Kubin nacque in Boemia, una regione storica che oggi occupa i due terzi della Repubblica Ceca, nella città di Leitmeritz, che all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico. Dal 1898 al 1901 studiò alla scuola d'arte Schmidt-Reute e all'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera, alloggiando nel quartiere più bohemien della città. Pittore, disegnatore, illustratore e scrittore, Kubin in realtà produsse pochi quadri a olio negli anni tra il 1902 e il 1910. Poi si concentrò esclusivamente sulla creazione di disegni a inchiostro, acquerelli e litografie, in cui diede vita a un universo popolato da allucinate visioni crepuscolari e notturne. L'immaginario di questo artista è lo specchio di un'infanzia difficile e traumatica, segnata da un tentativo di suicidio sulla tomba della madre nel 1896 e da un crollo psichico dopo la morte della fidanzata nel 1903. Lo stile di Kubin si colloca al punto di convergenza tra simbolismo, espressionismo e surrealismo. Nel 1912 si unì infatti al gruppo Blaue Reiter, che raccoglieva una serie di artisti espressionisti, ma in realtà lo interessarono questioni diverse da quelle portate avanti da chi ne faceva già parte prima del suo arrivo. In questo periodo ebbe modo di conoscere Kandinsky, che divenne suo amico. Per la sua adesione al gruppo di Monaco viene considerato un esponente dell'espressionismo, ma l'arte di Alfred Kubin è difficilmente inquadrabile. Sicuramente è tra i più inquietanti e misteriosi illustratori del Novecento. La sua opera mostra gusto per il morboso e il fantastico, insieme a una satira sociale molto pessimista. Spesso con l'opera di Kubin ci sembra di vivere in un incubo grottesco. Il tema della morte è molto ricorrente e si vocifera addirittura che gli piacesse guardare le salme che venivano ritrovate nel fiume, ma sono solo supposizioni senza fondamento. Kubin realizzò anche le illustrazioni per lavori di Edgar Allan Poe, Eta Hoffmann e Fyodor Dostoevsky e altri. Ma non solo, ebbe anche un talento letterario. Scrisse infatti vari libri, tra i quali il romanzo Die andere Seite, l'altra parte, forse è il più noto, e ritenuto il prototipo di letteratura espressionista. Si ritirò in un castello a Zwickled, dove visse una vita molto riservata dal 1906 fino alla sua morte avvenuta il 20 agosto 1959. Dichiarata arte degenere dal regime nazista, l'opera straordinaria di Kubin ottenne molti riconoscimenti a partire dagli anni 50. In Italia i suoi lavori vennero presentati per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1951. Il disagio che Kubin ci fa provare nel guardare le sue opere è principalmente mentale. Come un abile burattinaio mette in scena una specie di teatro dell'anima dove giganti orribili si aggirano per lande desolate, dove gli animali hanno sempre un aspetto mostruoso e dove gli istinti si macchiano di nero e di sangue. A Kubin bastano dei piccoli segni a penna per generare opere surreali e spiazzanti, che solo la parte più oscura del nostro inconscio potrebbe generare, rispecchiando in maniera precisa il pensiero perturbante di Freud. Anche per questo, forse, la sua influenza sui surrealisti fu fondamentale. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!